La sua ricerca era stata condotta con ogni mezzo disponibile. Droni e cani molecolari avevano perlustrato ogni angolo. Piste erano state seguite sui corpi di donne senza nome, spuntati da qualche parte tra il letto prosciugato del fiume Po, vicino a Rovigo, e la periferia romana del Pigneto. Nonostante gli sforzi, il corpo esanime di Andrea Rabchuk, una talentuosa campionessa di tir a segno di 27 anni cresciuta in Vallesina, sembra fosse nascosto a meno di un chilometro dalla roulotte dove la ragazza aveva partecipato a una festa con il fidanzato e una coppia di amici nella notte del 12 marzo 2022. L'ultima volta che era stata vista viva era lungo la strada Montecarottese, nella zona dei Castelli di Jesi. Un cadavere ridotto quasi a uno scheletro è stato scoperto ieri, verso le 15, in un casolare diroccato lungo la Montecarottese, nel territorio di Castelplanio, al confine con Poggio San Marcello, Ancona. È praticamente certo che i resti appartengano alla ragazza, anche se l'ufficialità della sua morte sarà confermata solo nei prossimi giorni attraverso gli esami medico-legali, in particolare il test del DNA sui reperti sequestrati dagli investigatori. Il perito incaricato sarà anche chiamato a ricostruire la data della morte. Gli esami scientifici sui resti saranno fondamentali per aiutare gli investigatori a comprendere le cause del decesso e se qualcuno sia responsabile del suo omicidio. Queste sono le domande cariche di dolore e disperazione che Georgeta Cruceanu, madre di Andrea, ha fatto ieri sera intorno alle 21:30 giunta al casolare. «È davvero mia figlia? È Andrea? L'hanno uccisa? Ditemelo!» gridava tra le lacrime. Le urla struggenti di una madre con il cuore spezzato hanno squarciato il gelido silenzio. Poi, sostenuta dal compagno e dagli altri uomini dell'arma dei carabinieri, è stata portata via, senza poter avvicinarsi al casolare. Il cadavere era all'interno del rustico di proprietà di due fratelli residenti a Moie di Maiolati, utilizzato sporadicamente come deposito o rimessa per la legna. I resti sono stati rinvenuti in una parte dell'edificio dichiarato inagibile, con la porta chiusa, ma una finestra è stata scoperta a divelta. Questa è la stessa finestra con il vetro rotto che si affaccia sul retro dell'edificio e che i proprietari avevano già notato il 16 marzo 2022, 4 giorni dopo la scomparsa della ragazza. Pertanto, in quella data, le operazioni di ricerca condotte dai carabinieri, dalla protezione civile e dai vigili del fuoco si erano concentrate anche su quel casolare. Gli investigatori erano entrati con l'ausilio dei cani molecolari, avevano ispezionato le stanze, ma a parte il vetro rotto, non avevano rilevato anomalie significative. Ieri, intorno alle 3 del pomeriggio, uno dei due fratelli ha aperto quella stanza, precedentemente adibita a cucina e ora utilizzata come legnaia, per prendere alcuni ceppi da ardere. È stato in quel momento che si è trovato di fronte a una scena orribile. L'uomo ha immediatamente chiamato il fratello e i carabinieri ed è stato ascoltato fino a sera presso la caserma dei carabinieri di Castelplanio. Il cadavere giaceva su una scala interna che conduceva al piano superiore. Accanto al corpo, in uno stato avanzato di decomposizione, si trovavano degli indumenti, in particolare un giubbotto e un paio di scarpe che, a un primo esame, sembrano corrispondere a quelli indossati dalla 27enne la notte della sua scomparsa. Questo conferma, al di là di ogni dubbio, che si tratta di lei. Il casolare di Castelplanio, dove potrebbe giungere a conclusione il mistero della scomparsa di Andrea dopo 22 mesi, era stato precedentemente perquisito dai carabinieri nelle prime fasi dell'inchiesta, come tutti gli edifici disabitati della zona. Le finestre erano state sigillate per impedire l'accesso a persone senza fissa dimora. Questo ha alimentato il sospetto degli investigatori che il cadavere potesse essere stato trasportato nel casolare in un secondo momento, dopo un primo nascondiglio temporaneo considerato poco sicuro. Infatti, la certezza che la ragazza sia stata uccisa e che il suo corpo sia stato occultato sembra esserci, anche se durante un primo esame medico-legale sui resti effettuato ieri non sono emersi segni evidenti di violenza. Nel casolare di Castelplanio si sono recati la procuratrice Irene Bilotta,
sostituto della procura di Ancona, il medico legale, i carabinieri della compagnia di Jesi sotto la guida del maggiore Elpidio Balsamo, i colleghi del nucleo investigativo SIS di Ancona e i vigili del fuoco per illuminare la scena. Avvisato anche l'avvocato Emanuele Giuliani, difensore di Simone Gresti, ex fidanzato della giovane, finora l'unico indagato nel corso dell'inchiesta. «Pensavamo che Andrea fosse viva e altrove», ha dichiarato l'avvocato. «Inoltre ci troviamo a scoprire che il corpo era a pochi passi dal luogo della sua scomparsa. Siamo profondamente dispiaciuti da un punto di vista umano. Questa è la cosa che mi addolora maggiormente, al di là delle responsabilità che dovranno essere accertate. Ho parlato con Simone, è sconvolto». Inizialmente la procura aveva ipotizzato nei confronti del giovane i reati di sequestro di persona e possesso di stupefacenti. Tuttavia queste ipotesi sono destinate a cambiare, trasformandosi in accuse di omicidio volontario e occultamento di cadavere non appena verrà confermato che si tratta del corpo di Andrea. Tutti gli appelli della madre della ragazza, veicolati attraverso i social media e il programma televisivo Chi l'ha visto per ottenere la verità da chi ne era a conoscenza, sono rimasti vani.